Non ho mai nato, però al fisso segreto non c'è differenza. Dice, lei ha giocato più di 20 anni al più bassimo livello, quale sarà il segreto della sua longevità? È difficile dirlo, bisogna avere passione. È difficile saper rispondere. Bisogna avere passione. La fortuna di non farsi male. Non rocca se non te lo vedo, non te lo vedo. Avere la fortuna di giocare in una grande squadra. Ci si gioca dentro mare equipa. Con grandi compagni. Forte Marco Legge. Quindi mi hanno aiutato a durare molto più a lungo. Ha giocato che devasto di match in Serie A, ma faresti il match di calcio decennalmente. Lei ha giocato centinaia di partite nella Serie A. La partita che ha fatto proprio è rimasta per lei molto importante, quanto sarà? Quale sarà? Ma è difficile scegliere una partita. È difficile usare un singolo match. Il campionato italiano è molto difficile. C'è il campionato mondiale, gli italiani è forte e difficile. Ci sono state delle partite determinanti per vincere il nostro campionato. Contro il Napoli ci sono stati degli anni molto difficili. Ma Napoli di Maradona. Napoli con Maradona, non era un source Cristic contro. Caresti fondato, mi piace sinceramente. Quello che giocano indietro, il difensore, quale gli piace molto di più? Ora? Yes. Sì. Ora, vabbè, c'è Thiago Silva che è molto forte, gioca nel Milan. Thiago Silva della Milan, forte poterni. Italiani, c'è Bonucci, c'è Chiellini che crescono. Ranocchia nell'Inter, sono giovani, quindi possono fare bene nel futuro. Dacă ar fi să dea un sfat fotbaliștilor de acum, fotbaliștilor tineri, care ar fi acel sfat? Il consiglio per pentru giocatori di calcio rumeni, quale sarà? Ma consiglio è che bisogna sempre porsi degli obiettivi molto importanti. Trebuie să ajungi să atingi obiettivele foarte importante. Giocare sempre con grande entusiasmo, passione. Passione con foarte mult entuziasm. Saper ascoltare. Să știi să asculti. Quelli che sono più grandi di te. Della cieca, e che c'è sempre da imparare. E non hai da imparare. Deci credi che il football italiano è un picco come un declino, un regresso? Cioè il calcio italiano è un po' sbilanciando. Ma il calcio italiano abbiamo attraversato sì un momento magari non facile. Attraversato un momento. Dopo i mondiali in Sudafrica. Dopo i mondiali del Sudafrica. Però stiamo crescendo, riprendendo. La nazionale sta facendo bene, Prandelli ha fatto un buon lavoro. E a livello di club credo che il Milan possa fare meglio dell'anno scorso e riuscire ad imporsi anche in Europa. Quando siamo al completo possiamo competere con tutti. Ce părere despre fotbaliști români din Serie A? Mutu, Chivu, Torje. Dei nostri giocatori da Mutu, Chivu, Torje dalla di Serie A, ma i sono, giocatori ma romani. A me piacciono molto, Chivu è un buon difensore, Mutu ha delle qualità molto. Chivu piace che è un buon apparatore. Quindi rispettiamo molto i giocatori romani perché hanno caratteristiche che somigliano un po' anche alle nostre. Antrenează foarte bine și se amână un pic cu noi. România, Italia, ce feeling, cum e cultura. Între noi și România, Italia și cultura. Con la România mă porterò sempre in ricordo perché ho esordito in nazionale contro la România. Eu am sfârșit în națională contra România și știu ce înseamnă. 1982. A Firenze. 83. 83? No, a Firenze 0-0. La Firenze 0-0. E poi in Romania 83. Io poi non ho giocato. Solo quella partita. Sì, lo so. Grazie. Okay. Prego. Grazie. Salve. Ciao. Ok, grazie. Sono venuto qui con la nazionale. 83. 83, sì. Ha fost aici în campionat în 83 cu naționala. Un mese trist amintire pentru. Deci, sarà una partita di un po' di tristezza perché sì. Abbiamo vinto 1-0 Italia. Avete vinto e noi non siamo andati all'europeo, sì. Deci, n-ați vinto și nu am mai fost la campionat european. Toată lumea știe cine a fost fotbal, cine e omul, ce face. Sappiamo tutti chi è stato Gentile, ma adesso cosa sta facendo Gentile? Perché il suo passato lo conosceremo tutti. Beh, io ho fatto per 6 anni l'allenatore dell'Under 21. Ha fost pentru 6 ani antrenorul Ho vinto l'Europeo e la medaglia olimpica ad Atene. Am învins și medaglia olimpică în Atena, cum bine știți. E niente, adesso sono fermo perché ho un problema con la federazione, quindi devo rimanere fermo. Sunt pe loc
staționez pentru că am o problemă cu federația și sunt locantă pe loc, stau, nu fac nimic altceva. Arată foarte bine. Care este Lea, secretul? Lea, una bella tenuta, se prezintă molto bene. Il segreto sarà quale? Ma il segreto non è che sia un segreto, io mi alleno molto, vado molto in bicicletta e poi faccio partite di calcetto, partite a 11. Non ho mai smesso di fare sport, insomma. A jucat foarte mulți ani la cel mai înalt nivel. Care e acum fotbalistul care îi place cel mai mult? Cum le-a jucat un sacco de ani al più alto livello. Il suo preferito giocatore di calcio di oggi quale sarà? Italiano o straniero? Italiano e straniero. Ma di qualsiasi ruolo? Sì, d'accordo. Beh, come straniero devo dire che sicuramente Messi è il miglior giocatore del mondo. Messi, c'è mai buon di nome giocatore. E Balotelli può essere un grande giocatore nei prossimi anni, se mette la testa a posto. Dacă spune că mintea la loc, Balotelli poate să fie cel mai bun jucător în câțiva ani. Ce sfat le-ar da jucătorilor de acum, jucătorilor tineri de acum? Dice, che consiglio lei può dare per i giocatori giovani di oggi? Un consiglio? Consigli sarebbero molti, però la vita che oggi fa uno sportivo, un calciatore, non è come la vita di una volta. Una volta un giocatore faceva il giocatore, non aveva distrazioni, discoteche, tutte queste veline, donne, cose varie. Pe vremuri, viața de unui jucător era mult mai liniștită. Acum, cu vremurile de astăzi, viața unui jucător este destul de otrăvită de femei, de viață de noapte, tot felul de ambiente controversate, chiamiamolo così un po', no? Discoteche, vita notturna. Esatto. Cosa che una volta non era permesso, società non ti permetteva. Esatto, no. non era permesso per vremuri să facem așa ceva astăzi. Sono scambiati, diciamo, i tempi. Sono cambiati i tempi, sì. S-au schimbat vremurile și astăzi. Ce părere are despre jucătorii români din Serie A? Torje, Mutu, Chivu? Da, quale sarà la sua opinione per i giocatori della Serie A rumeni? Torje, Mutu, Chivu? Beh. E al fine di Hagi, anche se non è di Serie A. Chivu sicuramente è quello che in questo momento è un giocatore affidabile. Chivu este un jucător de încredere în acest moment. Mutu a anche lui dei momenti che insomma credo che abbia una vita un po' sregolata, non da atleta. Mutu are o viață dezorganizată și nu de atlet. E Toșe può diventare giocatore, però deve acquisire una mentalità diversa, nel senso deve sapere che per arrivare bisogna lavorare, bisogna crescere. Dar trebuie să știe că trebuie să muncească, trebuie să ajungă acolo unde un jucător trebuie să atingă scopul pentru a ajunge un jucător. Deve capire che niente nel calcio ti viene regalato, te lo devi conquistare col lavoro, coi sacrifici, con la volontà. Nimic în fotbal nu se face cadou. Trebuie să-ți achiziționezi tu cu muncă, cu sacrificii, cu responsabilitate. Exact. Când va domina din nou Italia fotbalul mondial? Secondo lei, când dominerà din nou Italia al calcio mondiale? La echipe de club și la națională. De cum e squadre di club o di naționale, secondo lei? A breve non sono ottimista. Non sono ottimista. Ci vorrà un cambio di generazionale, ma deve essere... diciamo condotto dalle persone che sappiano imporre certe discipline. Se vrea să se schimbe naționale câteva generații, dar se vrea mai multă disciplină, se vrea mult mai mult efort din partea tuturor celor care vor să joace. Grazie. Prego. Grazie. Ciao, ciao. Molto gentile. Prima dată. No. Per la prima volta in Romania ti stanno chiedendo, ti faccio la intervista. Per la prima volta forse no, perché forse sono stata a Bucarest. Am fost la București, nu-i pentru prima dată în România. Non mi ricordo, però penso di sì. Am fost la București, nu-i pentru prima dată că sunt sì. În România. Sì. Toată lumea îl știe pe fotbalistul Toto Schillaci. Tutti sappiamo, chi è stato Schillaci. Cosa fa oggi Schillaci? Perché cosa faccio adesso? Sono testimonial per alcuni eventi, giro il mondo per partite di beneficenza, per manifestazioni, in più ho un centro sportivo a Palermo, Scuola Caccio, che gestisco da 10 anni, e quindi sono rimasto nella mia professionalità, la mia passione. Am rămas în profesia mea, în pasiunea mea, dar ce fac de fapt? În primul rând merg în toată lumea pentru diferite seri de beneficență, pentru că e apropiat acestui sector.
la Palermo, no? Sì. La Palermo are acea școală de fotbal pentru copii, pentru că am rămas în sectorul respectiv și sunt ca și invitat la diferite evenimente în scop caritabil. A marcat foarte multe goluri în cariera lui, a marcat 7 goluri pentru echipa națională. Care este golul de care își aduce aminte cel mai mult? Comele este un grande nella squadra nazionale a marcare di 7 gol. Il calcio che il gol che lei l'ha marcato, che è rimasto molto sulla sua anima, quale è stato? Uno delle quelle 7? Ma guarda, per un attaccante far gol è sempre bello e quindi ogni gol ha una sua funzione, una sua storia. Come esecuzione credo che sia quello più bello sia stato quello contro l'Uruguay, però penso che per fare gol contro l'Uruguay bisogna segnare prima, quindi credo che per un attaccante i gol siano sempre importanti, a di là come si fanno. Ca și attaccante toate golurile au avut istoria sa și particularitățile sale, dar cel mai important gol a fost cel marcat contra Uruguayului, care a rămas foarte important, dar oricum toate golurile pentru un attaccante sunt importante. Qual è il suo attaccante preferito? Qual è il suo attaccante preferito? Adesso in Italia? In Italia, nel mondo, dove vuoi? Nel mondo. Ma Messi mi piace molto, poi Ronaldo. Messi mi piace molto, Ronaldo. E in Italia? In Italia di Natale, molto Natale, bravo. Natale, di Natale. È uno che già per 2 anni di consecutivo ha vinto la classifica dei cannonieri, quindi è uno di che... Di Natale con lei, Torge. Il collego con il nostro rumeno di Serie A, Torge, il rumeno. Torge il rumeno? Sì, Torge il rumeno, sì? Certo. La voce di sangue sempre. Sì. Ce sfat le-ar da el? Che consiglio può dare ai giocatori rumeni? Dalla sua esperienza per il calcio rumeno, per i giocatori rumeni? Chivu, Mutu, Torge o Hagi? Perché sì, no? Sì, vabbè, sono giocatori che hanno militato in grandi società, anche nella nazionale rumena. Io conosco Hagi, ho conosciuto pure Pupescu, sono grandi giocatori. In Italia non è facile giocare per gli stranieri, loro invece si sono ambientati molto bene. Hanno fatto belle cose e anche dei buoni campionati, quindi di solito io prendo sempre dei consigli, non do sempre l'umiltà, la semplicità e soprattutto la grande professionalità, è quello di che quando si entra in campo bisogna entrare e guardare soltanto il rettangolo campo. Este că România întotdeauna a avut jucători foarte buni. Mi-amintesc foarte bine de Gică Popescu și Hagi, cu care sunt foarte buni prieteni. Nu este ușor pentru un straniero să joace într-o echipă în Italia să se impună, dar ei au reușit. Problema este că în fotbal trebuie să apreciez următoarele lucruri. Umilința, umilita de apreța, profesionalità. La passione, penso. Passione, soprattutto una vita molto tranquilla. Viața liniștită. Condurre una vita molto semplice. Viața simplă. E poi impegnarsi sempre durante gli allenamenti. Insomma, impegnarsi sempre. Întotdeauna să faci fața antrenamentelor și să fie un om responsabilitate, să fii un om responsabil. Anche io sono molto emozionata per fare il termine per tutto schilaci. Non l'ho sognato neanche. Ce lipsește lui Mutu, de exemplu? Cosa-i manca Mutu? Să aibă o performanță. Mutu è un grande giocatore, a me piace moltissimo, soltanto che forse non sposa bene a livello di carattere col calciatore. Forse si è lasciato andare un po' con la vita privata, quindi la viața privată ca să poată să meargă mai departe. E questo danneggia un po' i giocatori. Pregiudicează foarte mult giocatori. Come giocatore non si discute. Ecco. Giocatore non discuta, ma este eccellente. Per fare la vita di un giocatore bisogna andare a letto presto. Ca să fii jucător trebuie să mergi la culcare destul de devreme. Allenarsi. Antrenamente. E condurre una vita molto tranquilla. Ci sei o viața foarte liniștită. Grazie. Grazie molto, grazie. Prego. Grazie. Grazie. Prego, prego. Thank you.
Buona